Vabbè, ci sono molti nessi. Innanzitutto questo termine turismo digitale è un neologismo, una nuova locuzione che indica un fenomeno che è già stato metabolizzato. Il turismo digitale è turismo e basta, perché il viaggio oggi inizia attraverso le reti. Chiunque di noi nella sua esperienza o di fornitore di servizi, di fornitore di prodotti o anche solo di visitatore, di viaggiatore, inizia, ma con per tempo, il viaggio attraverso le reti telematiche e i servizi, l'infrastruttura, i servizi che vi vengono offerti, quindi innanzitutto il reperimento delle informazioni sul paese, la selezione della meta, la scelta all'interno della meta del luogo, la scelta dell'offerta turistica, i collegamenti, l'interazione, la valutazione dell'offerta attraverso il sistema social e quindi il confronto con altri visitatori, altri fruitori. Quindi l'esperienza si è, da un lato, da un certo punto di vista, è diventata, il viaggio inizia molto prima grazie a questo sistema ed è alla portata di tutti. Il turista è più educato e dall'altra parte è diventato interattiva come esperienza, perché ci si confronta in un'agorà che è popolata già da altri fruitori che hanno dato un loro voto all'esperienza sia di alloggio, di ristorazione, ma anche di luoghi, perché vengono valutati non più solamente le offerte economiche, quindi gli imprenditori, ma vengono valutati gli stessi luoghi, le opportunità di fare una deviazione per visitare magari un luogo di cui prima non si era mai sentito parlare, che non è magari nelle guide, diciamo, cartacee, ma che ha già emozionato il nostro visitatore virtuale. E la Via Levante è un crocevia, cioè la Via Levante è un'agorà in cui ci si sosta, ci si propone, allo stesso tempo è ospitante e ospite, perché noi partecipiamo alle stesse iniziative che si svolgono all'interno della Fiera del Levante e sulla digitalizzazione, sull'informatizzazione stiamo facendo grande affidamento. Abbiamo rivisto il nostro modo di comunicare, stiamo ridisegnando il nostro sito che era un po' ingessato, abbiamo attuato anche con gli espositori un'esperienza 2.0, quindi che il visitatore diventa, diciamo, protagonista dell'esperienza della fiera, quindi non solo fruitore passivo dell'esperienza fieristica, essendo pronti a confrontarci con gli interlocutori, a parlare lo stesso linguaggio che oggi la maggior parte dei cittadini, soprattutto più giovani, parlano.